Ho sbriciolato finemente 200 grammi di biscotti fatti in casa, ovviamente senza glutine e senza latticini. Potete farli anche voi in casa con una delle nostre ricette che vi mettiamo qua sotto. Adesso li mettiamo in una ciotola e ora aggiungiamo 90 grammi di margarina vegetale o burro vegetale fatto in casa con burro di cacao, è semplicissimo, potete farlo voi sempre con la nostra ricetta. E mescoliamo bene il tutto. Diana, devo dirti la verità, dopo il tiramisù, questo è il mio dolce preferito, la cheesecake. Ovviamente, Ti la nostra versione capisco, della ti cheesecake. capisco. Ora prendiamo uno stampo, il mio è da 18 centimetri. Sotto ho messo un foglio di carta da forno e versiamo il composto all'interno. Distribuiamo bene il composto all'interno e poi prendiamo un bicchiere e con la base schiacciamo molto bene in modo da far aderire appunto i biscotti sulla base dello stampo. E ora inforniamo la nostra base nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 12-13 minuti. Tenete sempre d'occhio, mi raccomando, per non farla bruciare. Andiamo. Ora prepariamo il nostro ripieno. Qui ho dello yogurt di soia. In totale ho utilizzato 4 vasetti da 250 grammi, yogurt al naturale. E che cosa ho fatto? Per ottenere la tipica consistenza del formaggio spalmabile che va utilizzato nella cheesecake, ho fatto colare lo yogurt di soia tutta la notte e ho ottenuto questa consistenza, molto densa, come vedete. Ragazzi, potete trovare comunque la ricetta del nostro formaggio spalmabile di soia tra i nostri video. Esatto. Oppure comunque vi scriveremo come realizzarla nuovamente qui sotto nei commenti. Esatto. E adesso mettiamo lo yogurt di soia in una ciotola. Ora aggiungiamo 200 g di latte di mandorle o di soia, usate quello che preferite. 100 g di zucchero grezzo di barbabietola. La buccia grattugiata di un limone. 70 g di farina di grano saraceno, un pizzico di sale, il succo di mezzo limone e infine aromatizziamo con della vaniglia. Mescoliamo il tutto. Se volete prendete anche una frusta così mescolate meglio e sciogliete anche bene tutti i grumi. Ora mettiamo il nostro ripieno da parte e andiamo a sfornare la nostra base. Eccoci qui, adesso la facciamo raffreddare, dopodiché possiamo proseguire con la ricetta. Ci siamo, ora siamo pronti per riempire il nostro stampo con il ripieno. Una goduria immensa, ragazzi, mamma mia. Vedrete poi alla Buonissimo. fine. Livelliamo bene anche la superficie, così otteniamo una bella superficie liscia. Ora, per ottenere una cheesecake perfettamente liscia, sul ripiano più basso del forno inseriamo una pirofila riempita con acqua. E ora inforniamo la nostra cheesecake nel forno statico preriscaldato a 160 gradi per circa 50 minuti o anche un'ora. Infornata, Diana. Sì! E vai. Ragazzi, abbiamo appena sfornato la nostra cheesecake, è qui che sta raffreddando, dobbiamo assolutamente resistere prima di gustarla, ma nel frattempo lasciateci un mi piace a questo video e condividetelo, in questo modo ci date una mano immensa e noi saremo più motivati nel fare ricette gustose per tutti voi. Ci siamo ragazzi, abbiamo fatto raffreddare la nostra cheesecake, abbiamo rimosso anche il cerchio dello stampo e adesso siamo pronti per tagliare una bella fetta. Sei pronto, Ah, io Alessio? sono sempre pronto. Perfetto, andiamo. Olè, ma guardate che meraviglia, ragazzi. Perfetta, Diana. Una Wow! meraviglia davvero coi fiocchi. Eh Che meraviglia, ragazzi! già. E ora non è finita qui perché manca il tocco finale con della buonissima marmellata dei mirtilli. Wow. Così diamo proprio il tocco finale tipico della cheesecake. E per finire in bellezza, Foglioline di menta
E direi che Diana, è meravigliosa questa cheesecake. sì, concordo. E sono sicuro che altrettanto il gusto sarà spettacolare. Fenomenale. Secondo me questo è il dolce migliore che abbiamo fatto fino ad ora. Davvero? Mi prendo E allora ti tocca proprio. assaggiarlo. Dai, Vai. direi di sì. È sublime.